Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video tutorial sul canale Tech TV by Michele. Oggi, come potete vedere dall'interfaccia, tratteremo il famoso programma di grafica della Adobe, ovvero Adobe Photoshop. Oggi praticamente parleremo dei comandi basilari di Adobe Photoshop e anche di alcuni. Faremo un piccolo fotomontaggio per rendere l'idea del funzionamento di alcuni strumenti. Allora, partiamo proprio dalla base, ovvero come creare un nuovo file. Si clicca su File e si clicca su Nuovo. A questo punto si apre la finestra per decidere come dovrebbe essere questo file. Allora, prima di tutto dobbiamo assegnare un nome, quindi in questo caso chiameremo Fotomontaggio 1. Possiamo fare scegliere la grandezza, che sono questi parametri, e possiamo settare anche noi manualmente, così andiamo a fare. Scegliendo praticamente si sceglie il profilo che ci vuole e prende automaticamente il programma, regola il parametro. Allora, noi cosa andremo a fare oggi? Metteremo una, diciamo, personale, che è personalizzato, e scegliamo una grandezza di 1024 x 768 pixel. La risoluzione del colore a 72 pixel pollice. Il colore, vabbè, lo lasciamo invariato, che anche il colore dello sfondo. Volendo possiamo scegliere quello che ci piace di più. Come l'abbiamo indicato in pixel, possiamo anche scegliere diverse unità di misura, ovvero i pollici, i centimetri, i millimetri, i punti, i pica e le colonne. Lasciamo i pixel perché sono quelli là più utilizzati. A questo punto clicchiamo su ok e ci crea il nostro documento vuoto con sfondo bianco su cui lavorare e si crea automaticamente il livello. Togliamo un attimo i gadget per far vedere meglio. Allora, come funziona? Allora, il fotomontaggio che andremo a fare oggi è una cosa molto semplice, come vi ho detto prima, e cioè metteremo un dinosauro su una spiaggia attuale, con la foto di un lido. Quindi dobbiamo fare file, apri, scegliamo l'immagine del dinosauro e anche l'immagine della spiaggia e le apriamo entrambe. Allora, a questo punto io voglio fare un'immagine un pochettino più grande per far vedere meglio a coloro che stanno guardando. E abbiamo questa immagine nella spiaggia che ha una risoluzione, una grandezza di 400x300 se non sbaglio. Per adattarla, però rinunciando un pochettino di definizione, utilizziamo questo strumento, la selezione rettangolare. Quindi clicchiamo sullo strumento, selezioniamo tutta la spiaggia. Facciamo modifica, copia, andiamo sul fotomontaggio 1 e clicchiamo incolla. A questo punto abbiamo la spiaggia. Adesso come facciamo ad adattarla a tutto il piano? Clicchiamo col destro, sempre con lo strumento abilitato, e facciamo trasformazione libera. A questo punto ci escono i punti su cui giostrare la grandezza dell'immagine, e quindi la adattiamo al piano di lavoro che abbiamo. Clicchiamo su un altro strumento e quello ci chiede se applica la trasformazione. Noi clicchiamo applica. Come possiamo vedere, essendo un pochettino più grande, siccome sono distesi praticamente i pixel, la definizione è un pochettino diminuita, ma serve a rendere l'idea, quindi va bene così. Adesso come facciamo a prendere questo dinosauro senza lo sfondo, peraltro, altrimenti dovremmo prendere completamente tutta la casella utilizzando lo stesso metodo di prima e applicarla qui sopra. Facilissimo. Allora, utilizziamo questo strumento qua, si chiama bacchetta magica. Praticamente, cosa ci permette di fare questo strumento? Selezionando col tasto sinistro del mouse, evidenzia in automatico una determinata zona che è composta dal colore che andiamo a cliccare. Per esempio, allora, se io clicco sul torace del dinosauro, sulla pancia praticamente, siccome il colore è quasi omogeneo per la maggior parte del corpo, viene selezionata tutta la zona di quel colore. Adesso si può procedere in due modi diversi. Quello più complesso è, tenendo premuto Shift, si aggiunge il segno più vicino allo strumento e ci permette di andare ad aumentare i colori che noi scegliamo. Mentre se io premo Alt, andrò a deselezionare, quindi esce il meno vicino. E infatti il colore si toglie. Allora, noi per evidenziare solo il dinosauro, siccome lo sfondo è bianco ed è molto semplice, ci basta cliccare sullo sfondo bianco. Ci seleziona tutto lo sfondo bianco di questa zona. Premiamo Shift e
e aggiungiamo pure questo, clicchiamo col destro e facciamo seleziona inverso. E in automatico ci seleziona tutto il dinosauro. Quindi facciamo modifica, copia o taglia a nostra discrezione, modifica, incolla e a questo punto abbiamo il nostro dinosauro. Possiamo spostarlo con questo strumento che si chiama sposta, appunto. Spostarlo dove più ci aggrada. Lo posizioniamo qui per comodità e volendo possiamo anche ridimensionarlo. Basta cliccare sempre sullo strumento selezione rettangolare, evidenziare il dinosauro e fare trasformazione libera. Possiamo ingrandirlo o rimpicciolirlo a nostro piacimento. Vabbè, lo lasciamo alle stesse dimensioni di prima. Adesso però, vabbè, scegliamo se applicare la trasformazione. Adesso però i più attenti di voi avranno visto che qui sotto c'è un'imperfezione, questo punticino bianco che non rappresenta per niente lo sfondo della sabbia che c'è nell'immagine. Per eliminarlo, bisogna sempre utilizzare lo strumento bacchetta magica. Però per fare un lavoro più preciso, utilizziamo la lente di ingrandimento ed ingrandiamo la zona che ci interessa. A questo punto selezioniamo la bacchetta magica, lo strumento della bacchetta magica, e andiamo a cliccare sulla zona bianca. A questo punto prendiamo lo strumento gomma, che è come quella di Paint, fondamentalmente, che cancella. Essendo selezionata solo questa zona, solo su questa andremo a interagire. Quindi io cancello e sotto esce lo sfondo della sabbia. Se io clicco sul torace del dinosauro, sulla pancia, qualsiasi altra parte dell'immagine, essa non cancellerà niente perché l'area di lavoro selezionata è solo questa. Quindi riselezioniamo la lente di ingrandimento, premiamo Ctrl più o meno per zoomare indietro. Ed ecco che adesso quell'imperfezione che c'era prima è scomparsa, praticamente. Allora, passiamo adesso ad una delle cose basilari proprio di Photoshop, ovvero i livelli. Cosa sono i livelli? Allora, diciamo che la nostra immagine, come possiamo vedere dal pannello qui dei livelli, è composta da tre livelli. C'è lo sfondo bianco, poi c'è il livello 1 che abbiamo creato quando abbiamo incollato questa spiaggia dal file di origine sul nostro piano di lavoro, e il livello 2 che è rappresentato dal dinosauro. Allora, sono messi secondo questo ordine. Quindi il livello 2 è più in alto, il livello 1 sta in mezzo e lo sfondo sta sotto. I livelli possono essere spostati, basta andare col mouse, tenere premuto e spostarli. Adesso se io sposto lo sfondo in alto, voglio dire il livello 1 in alto, prima del livello 2, vedrò che il mio dinosauro è scomparso. Questo perché? Perché secondo l'ordine il mio livello 1 deve stare soprattutto. Infatti l'immagine che noi andiamo a vedere alla fine è la sovrapposizione di tutti i livelli. È come se ci fossero più strati, quindi lo strato bianco, che in questo caso non si vede, quindi non ci interessa, lo strato della spiaggia e lo strato del dinosauro. Se noi andiamo a togliere lo strato del dinosauro, quindi sovrapponendo quella della spiaggia, il dinosauro scompare perché sta sotto e noi non lo vediamo. Possiamo scegliere se vedere, far vedere o non far vedere tutti i livelli selezionando o deselezionando l'occhio che è presente qui. Infatti, se io clicco sul livello 1 sull'occhio, la spiaggia scompare e rimane solo il dinosauro con lo sfondo bianco. Se deseleziono lo sfondo bianco esce il niente che è rappresentato da questa scacchiera in Photoshop. Invece con tutti e tre i livelli sovrapposti l'uno all'altro ottengo l'immagine finale. Chiaramente, vabbè, lo sfondo in questo caso noi non lo vediamo, quindi che lo clicchiamo e si deve vedere o meno e non cambia niente fondamentalmente. Allora, altre cose che possiamo utilizzare in Photoshop, l'ultima cosa che vediamo oggi come strumento è lo strumento del testo, che si attiva appunto prendo su questa T. Allora, quelli principali sono il testo orizzontale e il testo verticale. Noi scegliamo il testo orizzontale, lo mettiamo qui sopra e possiamo scrivere quello che ci vuole, che vogliamo. Il programma in automatico crea una barra di formattazione su cui possiamo scegliere il font, lo stile quando possibile, la grandezza del
del font e lo stile. E poi se deve essere allineato, il testo deve essere allineato, centrato o messo a destra. Possiamo scegliere il colore. Scegliamo rosso per esempio. Clicchiamo su ok. E gli effetti che puoi dare al testo. Allora possiamo scrivere spiaggia con questo font senza. Chiamo spiaggia giurassica per esempio. Allora adesso se posso utilizzare gli effetti del testo e lo stile e scegliere quale mi piace di più. Ad esempio scelgo quello dell'arco. Il mio testo viene messo ad arco. Molto simpatico praticamente. Sia orizzontale che verticale, però è molto meglio orizzontale. E abbiamo, possiamo scegliere il livello di piega. Quindi come deve essere sopra, sotto. E l'eventuale distorsione del testo, orizzontale e verticale. Però noi lasciamo a zero tutti i parametri perché io vi faccio vedere chiaramente. Perché come viene con 0 e 0 va bene. Selezioniamo, ok. Allora, se non ci piace il colore rosso semplice praticamente, possiamo utilizzare uno degli stili di Photoshop. All'inizio ce ne sono pochi, questi che vediamo qui nella finestra degli stili. Ce ne sono molti che si scaricano da internet, è facilissimo installarli, basta copiarla in una delle cartelle di installazione. Quelli là che sono di default sono tutti quelli, così, le prime tre righe sono quelle che sono presenti di default. Allora, abbiamo il testo selezionato, il livello del testo selezionato. Chiaramente il livello ci viene creato automaticamente dal programma. Possiamo scegliere, ad esempio scelgo il primo, ottengo questo effetto. Scelgo il secondo, ottengo quest'altro effetto. Questo prende ci dà in automatico delle scritte un pochettino più accattivanti, anche più belle da vedere, senza particolari difficoltà. Scelgo quello che più mi aggrada, a seconda dei casi, ho dato pure questi qua più sotto e sono semplici, chiaramente. Per esempio, mi piace questo e ottengo questo alla fine. Vale sempre la stessa cosa, l'ordine dei livelli. Io posso chiaramente, siccome non sono sovrapposte, la scritta e il dinosauro posso spostarlo uno sopra l'altro senza particolari problemi, però potrei anche fare un'altra cosa. Se io selezionando il livello della spiaggia giurassica della scritta, uso lo strumento sposta, lo metto sul dinosauro, adesso vedo che il dinosauro sta sotto la scritta, ma se io prendo il livello 2 e lo metto sopra, vedrò che la scritta passa dietro il dinosauro. Con questo esempio penso proprio che ve l'ho fatto capire molto meglio. Veniamo all'ultima parte del lavoro su Photoshop per quanto riguarda i comandi base, ovvero il salvataggio dell'immagine. Allora, produciamo un'immagine finale, possiamo scegliere anche tramite i livelli quelli che guardiamo e quelli che non guardiamo, oppure per esempio posso scegliere se salvare l'immagine senza la scritta o con la scritta, basta selezionare quale devo vedere. Il programma salva quello che è presente sull'area di lavoro. Faccio file. Salva con nome. Il nome è fotomontaggio 1. Posso salvarlo come Photoshop PSD o PDD, che significa Photoshop Document. In questo caso verranno anche salvati i livelli. Quindi posso fotomontarlo, continuare il fotomontaggio in un secondo momento. Oppure posso scegliere uno dei formati di immagine. Poi ci sono i vari formati di Photoshop, forse compatibili anche per le versioni precedenti. E poi posso scegliere i formati di immagine normali, quindi JPEG. GIF, PNG, PXX, Pixar e vabbè, ci sono presenti tantissimi tipi di file, di formati di immagine. Noi scegliamo il JPEG, lo diciamo più comune, e clicchiamo su salva. Scegliamo la qualità, in questo caso 12 massima, ci dice quanto verrà grande il file creato, quindi 486K. La linea di base, vabbè, la lasciamo standard, qui sono opzioni avanzate, clicchiamo su ok e come possiamo vedere il fotomontaggio 1 è pronto e ci ha creato l'immagine. Questo video tutorial iniziale su Photoshop finisce qui. Come al solito vi rimando al prossimo video, se il video vi è piaciuto come al solito mettete mi piace ed iscrivetevi al canale. Se avete delle domande chiedete nei commenti. Detto questo, un saluto a tutti e arrivederci al prossimo video.